Buongiorno, allora stamattina per colazione vado a preparare i pancake che ho nella dieta e adesso vado a preparare tutti gli ingredienti, vado a prendere tutti gli ingredienti e poi li facciamo insieme. Qui ho già il contenitorino e visto che Pia dorme ancora ne approfitto. Ricetta dice 100 g di albume, 60 g di yogurt greco magro, poi farina di avena io non le ho, perciò metto questa qui per dolci senza glutine, il lievito mezzo cucchiaino che ancora non l'ho preso e poi la ricetta che mi ha dato lei dice 15 g di gocce di cioccolato, ma io andrò a mettere qualche mirtillo perché non ho le gocce di cioccolato. Quindi iniziamo. L'impasto pronto, adesso li vado a cuocere nel padellino e così poi mangiamo, che ho una fame pazzesca. Si è svegliata Pia che sta bevendo la tisana. Qui ci sono Ghi Olivia, qui c'è Maurizio che ha freddo. Ma cosa ti capi? E lì stiamo guardando Thomas Hungry. Allora, questa mattina come spuntino mangio questi tre quadratini di Ritter Sport. Ci andrebbe il cioccolato fondente, ma a me assolutamente non piace. Quindi ho deciso di prendere questo qui con le nocciole e lo metto, ne mangio un pochettino di meno. Non sarà sempre perché appunto non mi piace, però per cambiare, non mangiare sempre le stesse cose. Allora, oggi 20 grammi di cioccolato con le nocciole. Infatti non mangerò più frutta secca per tutto il giorno. Come pranzo io mi sono fatta un'insalatona con valeriana, pomodori, broccoli, cereali che avevo cotto lunedì, schirella e cetriolo, mentre invece Maurizio e Gabriele hanno mangiato pasta fredda condita così e gli altri bambini pasta e broccoli e poi anche per loro mozzarella. Allora, è l'ora dello spuntino e come spuntino oggi vado a mangiare una pera, mentre i bambini, boh, mangeranno poi quello che desiderano. Allora, stiamo guardando Thomas
E intanto io sto frullendo questo arrosto che abbiamo trovato ieri nella box del Carrefour per fare le polpette per loro. Adesso aggiungo un po' di formaggio e vado a prendere la carne trita. Aggiunta, adesso ho preso due uova e vado ad aggiungere anche queste e mescolo tutto quanto. Adesso che ho impastato vado ad aggiungere sale e spezie, così poi iniziamo a farle. Qui abbiamo il piatto col pan grattato solamente per passarlo fuori perché dentro non l'ho messo, e qui il piatto poi per metterle finite. Qui c'è Sabrina che mi darà una mano. Allora, eccole tutte quante pronte. E adesso le andiamo a cuocere. Nella padella dove andrò a cuocere le polpette ho messo una cipolla con un po' di olio. Adesso andiamo a mettere le polpette. Io le scotollo così per girarle, non le tocco perché sennò si romperebbero tutte, perciò le scrollo, vabbè, normalmente con due mani, adesso solamente con una, e poi tra 5-10 minuti vado ad aggiungere la passata di pomodoro, così almeno facciamo le polpette con il sugo. Io ho messo già una bottiglia di salsa. Qua invece sto preparando per me, io ovviamente non mangio quelle, ho messo molto meno olio, cipolla, adesso lascio appassire un po' e poi vado a mettere le polpette vegetariane. Quindi vi faccio vedere un po' tutti i passaggi. Che sono un po', diciamo, sono un po' andate, metto le polpette, sono queste qua vegetariane, adesso ve le faccio vedere. Queste qui polpettine vegetali, le faccio qualche minuto e poi aggiungerò anche i funghi. Lì non li aggiungo perché a loro non piacciono. Vado ad aggiungere adesso un dado per insaporire anche un po' il sugo e basta. Invece qui lascio così. Molto bene. Ho aggiunto la passata di pomodoro anche nelle mie qui ho aggiunto un dado della Knorr, mentre invece qui da me andrò poi a mettere uno di quelli dell'Eurospin vegetale. E niente, adesso aspettiamo che cuocia bene il sugo e poi mangiamo. Ed ecco qui il mio piatto pronto e il loro. Io spero che questo video di cosa mangiamo in un giorno vi sia piaciuto. Se così, lasciate un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!